Non Ombra dello Zenith, chi siete? Perché avete cominciato a fare rap? Bella a tutti, io sono Neon, barra Dusted. Noi siamo l'Ombra dello Zenith, che è un collettivo hip hop di Saronno, nato all'incirca un annetto fa, e spingiamo per lo più l'MC, cioè il rap nella sua forma anche di freestyle, che è diciamo lo stile libero. Ok. Per quanto riguarda il nome della crew, velocemente, dunque lo Zenith è quando il sole di solito in Italia, diciamo, succede verso mezzogiorno e mezza, la luce è più alta nel giorno e quindi ciò che proietta il fascio è perpendicolare, quindi non crea ombra, essendo proprio perpendicolare alla testa. L'ombra dello Zenith vuol dire, diciamo, qualcosa di paradossale che c'è ma non c'è. Tra le varie cose, all'ombra dello Zenith si stava creando un sottogruppo chiamato The Tractis, che è composto dai tre membri qui presenti, che consiste appunto in una scrematura, si può dire, di tutta la crew in generale, per raccogliere i membri che sembravano particolarmente presi con questa cosa. E abbiamo appunto deciso di radunarlo in questo trio, Tetractis, che sarebbe il numero perfetto per i pitagoreesi. Scusate l'ignoranza. No, va che io c'ho proprio la sparata. Vai tranqui. Che in pratica consiste nel numero dei membri che formano il gruppo, appunto tre, il triangolo in 10 punti, che sarebbe il numero perfetto per questi pitagorici. Dunque, passiamo a me. Per quanto riguarda, cioè, la musica, lo scrivere, vabbè, stasera siamo al Cox 18, Conchetta a Milano, abbiamo suonato prima. Il nostro è uno scrivere più per l'esprimersi, per quanto riguarda il lato personale, no? Magari non, diciamo che non si tratta tanto di temi generali, quali politica, droga, problemi così in generale, ma è più una cosa molto personale, uno scriversi come uno sfogarsi, una cosa che fluisce dalla mano, la biro, e dà una cornice a tutto quello che è in testa, i tuoi problemi, no? E quindi rimango sul foglio. Per darti, diciamo, un veloce spunto, gli artisti a cui ci ispiriamo, i nostri artisti, certo, che amiamo. Allora, artisti che stimiamo a livello italiano, per quanto mi riguarda, assolutamente Gemon, e da, diciamo, un po' più l'underground romano, Killa Kali. E per quanto riguarda il fuori, da Wu-Tang, Gangstar, DJ Premier, comunque cose un attimo più indietro, diciamo. Non indietro a livello di mente, ma indietro a livello di tempo, assolutamente. Questi sono i miei ascolti. Fondamentalmente ci stiamo anche dilettando, per così dire, in altre arti, comprese nelle quattro discipline, come ad esempio il beat making. Proviamo a muoverci in questa cosa del beat, di improvvisarci beatmaker, diciamo. E niente, anche su sto lato c'è da dire che, per quanto riguarda i beat, prendiamo spunti da molti artisti, DJ, producer nella penisola, beatmaker quale Fidmella, Clefco, Macro Marco, Night Skin, Zonta, DJ Sciocca. E fuori, personalmente il mio preferito è Apollo Brown. Poi non so gli altri. Invece io, vabbè, un DJ che sto ascoltando, cioè, fine che mi esce dal cervello, l'ho conosciuto poco fa, è Schizo, davvero, cioè, sto ascoltando Broken Dreams, è un CD che spacca davvero. E, cioè, noi siamo per l'hip hop, il movimento genuino, no? La musicalità, l'essere puro, la differenza tra un rapper e un MC è una cosa totalmente diversa, no? Cioè, comunque, uno che dice di essere un MC si fa carico di un movimento nobile, no? E come tale questa persona dovrebbe rispettarlo. Quindi, cioè, mega props all'hip hop italiano, specialmente a quello che è derivato da OTR, Gente Guasta, Sangue Misto, ci sarà Blunox, cioè ce ne sarebbero davvero tantissimi, che sono quelli a cui ci ispiriamo, perché davvero rappresentano
emozioni giuste. The realness, no? Yeah. Ancora? Okay. Beh, la... Parliamo dei nostri progetti. Sì, sì, nostri okay. progetti. I nostri progetti. Allora, per quanto mi riguarda, io sto lavorando a, diciamo, un mini disco, un EP, che ha all'incirca sulle 5 tracce, ci sono anche i miei due compari, ed è lavorato, diciamo, in un modo un attimo diverso, perché è praticamente, a parte una traccia, tutto prodotto da beatmaker, e c'è anche una traccia prodotta con strumentazioni vere, cioè con chitarre, basso, tastiera. E... posso chiedere, di chi è che ti aveva prodotto? Ste. Bello. Yeah, e in questo studio, e io sto lavorando a questo, e tutti i nostri tre lavori anticipano il disco che sarà di me tre, cioè The Practice. Bello. Per quanto me riguarda, scusa, ti ho rubato il posto. No, era tutto. Era se tutto va bene, oggi è venerdì. Quindi domenica tra 10 giorni esce il mio disco, che ci sto lavorando da un anno, si chiama Metaforicamente Parlando. Il primo progetto da pompare. Il primo disco fisico. Cosa importante che ho deciso, non